Dottor Wisp, l'appuntamento a cura della Wisp che ci dà la possibilità di affrontare Tante tematiche sicuramente eh, volute e richieste dagli sportivi, ma che sono comunque al servizio anche di chi lo sport non lo fa. Non è il caso sicuramente del dottor Wisp di oggi che è il dottor Carlo De Luca. Ringraziamo Buonasera, per la sua grazie, presenza. Ortopedico, ospedale civile di Pescara eh, è sì. la tua destinazione quotidiana. Però sei anche consulente del Tribunale di Pescara, sì. quindi un impegno nel sì. territorio a 360 gradi. Sì. Caro dottore, sei venuto, abbiamo affrontato anche altre. Tematiche, oggi parliamo di una tematica quasi scontata. Perché sì. eh, negli, nei nostri arti superiori, sì. diciamo, è, è, è quasi scontato sì. di muoverci. Noi poi, esatto. specie, noi italiani, gesticoliamo molto... in continuazione, sì. li, li usufruiamo in ogni minuto, ma è, è diciamo, un complesso di leve tra spalla e gomito che veramente ha una strutturazione e un'importanza molto, molto molto importante. Sì direi mi permetto di dire vinciana, cioè nel senso che sono organi estremamente complessi, Madre Natura ha costruito un qualcosa di unico che consente dei movimenti assolutamente liberi e su piani di movimento impensabili, per esempio... Uh, se paragonati all'arto inferiore noi guardiamo e vediamo basta una guardare, spalla e esatto, un gomito basta. poi vediamo un'immagine del genere esatto. e ci rendiamo conto di che cosa si nasconda cosa si nasconda sotto tutto uh, quel popò di organo che può essere inquadrato nel, nel braccio dell'arto superiore in realtà la spalla è l'articolazione che unisce il braccio alla, al tronco il gomito è l'articolazione che unisce il braccio all'avambraccio eh, sono due articolazioni importantissime, estremamente delicate, estremamente complesse. Eh, la spalla è un'articolazione che ha una libertà di movimento che non ha nessun'altra articolazione nel nostro organismo. Eh, basti pensare a cosa può fare un tennista, basti pensare a cosa può fare un pallavolista, basti pensare al lancio della palla nel football americano, sono tutti sport di lancio eh, cosiddetti overhead, cioè dove la della spalla, ecco nella slide la porzione d'immagine in basso a destra, fa proprio vedere come la mano va alta al di sopra della linea della spalla. Questi sono tutti movimenti consentiti e consentibili soltanto da quella meraviglia di composizione che ha fatto Madre Natura certo. e che l'uomo a cui l'uomo si è avvicinato soltanto con Leonardo da Vinci. Eh, Grazie alla quale riusciamo a um, espletare delle attività altrimenti impensabili. Sicuramente quindi possiamo dire che la complessità strutturale di queste leve, comunque sia, è fatta d'arte per una complessità proprio del, di movimento, di movimento che le stesse cioè riescono a sviluppare. Esatto, cioè di funzione e come eh, quella sia una strada con due ingressi, cioè nel senso spalla e gomito dialogano fra di loro. Basti pensare alla presenza dei, mu dei muscoli del, del braccio, in particolare di uno fra essi, che è il bicipite brachiale che ha una porzione alta, per comprenderci, verso la spalla, che contribuisce all'articolazione, al movimento, alla stabilità della spalla stessa, e la sua porzione più bassa, che va a finire nel gomito, che altrettanto contribuisce al movimento del gomito e quindi lo stesso muscolo può coinvolgere sofferenze, patologie e quant'altro su tutte e due le articolazioni. Ed io, io direi a questo punto di andare proprio nello specifico a guardare la complessità, come dicevamo, del gomito che sì. di per sé ha una strutturazione molto, molto ha una importante. Strutturazione molto importante, è un esempio veramente mirabolante di articolazione, eh, voi dovete pensare che le due ossa che concorrono da parte dell'avambraccio a formare il gomito, cioè il radio e l'ulna, eh, ci consentono di piegare l'avambraccio sul braccio, di estendere l'avambraccio sul braccio, ma soprattutto eh, grazie a quell'articolazione fra radio e ulna, di fare movimenti di rotazione dell'avambraccio su se stesso, quelli che si chiamano pronosupinazione. Ovviamente. Una simile caratterizzazione che oltre ad essere ossea e anche tendinea e muscolare certo. può dare ovviamente luogo a delle patologie sì. anche importanti. Sì, esattamente, è soggetta a patologie da overuse, ovvero sia a, siccome lì eh, i carichi di lavoro sono soprattutto a cicli ripetuti, eh, quando queste stimolazioni sono estremamente eh, frequenti tendono a, a far soffrire delle Determinate strutture che concorrono al movimento stesso. E lì abbiamo l'esempio più tipico. Si parla spesso di gomito del tennista. Io penso che questo potrebbe essere proprio l'esempio sì, classico esatto. di questo tipo di problema. Esattamente. È il cosiddetto tennis elbow è il gomito <ride> del tennista che. È per noi italiani è banalmente, per modo di dire, un'epicondilite. Banalmente perché è una patologia estremamente insidiosa, a facile cronicizzazione che spesso tiene lontano l'atleta dall'attività dall che non coinvolge solo l'atleta ma coinvolge anche diverse categorie di lavoratori dove il movimento è ripetuto, prolungato a cicli frequenti eh, sempre con le stesse movimentazioni e che colpisce una parte di muscoli che va appunto a inserirsi sul gomito e che eh, hanno come funzione quella dell'estensione del polso e delle dita della mano e proprio perché è una patologia non solo sportiva ma che può affliggere i lavoratori e quindi la nostra vita quotidiana eh, le chiedo ovviamente se c'è la possibilità di prevenire questo tipo di problema soprattutto la possibilità di prevenire la, il fatto che che diventi cronico? Allora eh, bisogna dire che una vera e propria prevenzione in realtà non esiste, cioè nel senso che è impossibile eh, escludere un determinato movimento a uno sportivo che è tenuto a farlo e ripeto l'esempio più classico è quello del tennista, ma per esempio un altro sport che si conosce meno eh, come causale di questa patologia, ma che è allo stesso livello del tennis, è per esempio il golf. Eh, ah, lo stesso tipo certo. di gomito lo sviluppa il golfista. E la stessa cosa per un lavoratore tipico che può sviluppare una patologia del genere sono tutti i lavori manuali in cui ci sono movimenti di rotazione, quindi un carpentiere che deve avvitare continuamente eh, certamente potrebbe sviluppare questo tipo di patologia. Molto difficile riuscire a prevenire in sé per sé, quindi magari, con che si delle, può att magari delle attività collaterali. Bravo, quello che si può fare è cercare di compensare il movimento, quindi fare attività uh, di stretching articolare dell'arto superiore per cercare di compensare il movimento e alle eh, prime avvisaglie sintomatologiche far uso di alcuni tutori. Che sono costruiti proprio per ridurre le tensioni su quella componente tendinea lì ci sarebbe tutto un capitolo avremmo bisogno veramente però, di tanto altro tempo per discutere proprio di quella componente però tendinia. esistono appunto dei esistono tutori da utilizzare, da, utilizzare da utilizzare che si possono utilizzare durante l'attività lavorativa non sono vietati dalla legge e sono estremamente comodi da portare e hanno la capacità di ridurre il carico tensionale sulla struttura tendinea ovviamente questo è questa è un'indicazione molto molto importante perché il gomito. Del tennista non so se è un luogo comune, ma è detto anche la tomba dei tennisti. Sì, esattamente perché proprio per il fatto che quella struttura lì dove leggete picondilo laterale tendine estensore e quant'altro è una struttura difficile da raggiungere con le terapie, difficile da, da curare che ha un'alta facilità alla cronicizzazione. Tant'è vero che in ultimo del processo curativo esiste anche il trattamento chirurgico che non sarebbe un trattamento conservativo ma andrebbe proprio a staccare quei tendini e reinserirli più in basso proprio per ridurre l'attività di tensione queste di cui abbiamo parlato sono tutte patologie tendine classiche sì. ovviamente trattando di, eh, diciamo di articolazioni e eh, di arti proprio, certo. esistono anche patologie traumatiche certamente, ovviamente. certamente. E il gomito è un'articolazione eh, sia nella vita di tutti i giorni eh, la traumatologia semplice, basta cadere per terra e andare giù di certo. gomito eh, la traumatologia della strada ancora di più e lo sportivo, il trauma diretto e il trauma indiretto possono generare fratture e lussazione a carico del gomito stesso. Abbiamo l'esempio più classico della lussazione posteriore di gomito, per esempio, andando giù atteggiati in una determinata maniera con l'arto superiore che ricordiamoci l'organismo utilizza sempre a difesa. Certo. Utilizza a difesa se cade in basso nei confronti del resto dell'organismo e quindi in quel movimento, in quella torsione, con quel carico torsionale la leva può favorire la perdita di contatto fra i due elementi articolari e quindi provocare l'ussazione così come lo utilizza a protezione della testa se eh, normalmente ci sono dei traumi che stanno per coinvolgere la testa. È l'elemento di protezione, è una sorta di scudo naturale dell'organismo l'arto superiore. E... Siccome avevo visto eh, prima, ne parlavamo, adesso ci sarà il contributo della lussazione sì, del gomito, sì. si vede come esiste praticamente un distaccamento a livello proprio bene. articolare. Sì. sì, ecco, questa immagine lo chiarisce molto bene. Chiedo in scorso. questo caso come si interviene? Allora, eh, Nell'immediatezza. Nell'immediatezza eh, la prima cosa da fare è ridurre quella posizione. Eh, la manovra di riduzione vuol dire riportare quegli elementi eh, nella loro posizione naturale, quindi fare in modo che l'articolazione riprenda la sua cosiddetta congruità, perché eh, quell'immagine ci fa vedere bene i due elementi ossei che perdono la loro vicinanza. Certo. Bisogna capire che in quella struttura lì ci sono muscoli, tendini, vasi eh, sanguigni e eh, tronchi nervosi e sono tutte strutture che non vivono bene in quelle condizioni. Ovviamente quando parliamo di manovra facciamo ovviamente riferimento a persone che abbiano Certamente. la capacità di farle, non ma l'indicazione che volevo dare, nel momento in sì. cui si, è, si può essere in presenza sì. di una lussazione del gomito e non ci sono persone che abbiano questa capacità, ad esempio sì. se dovesse accadere sì. a me in sì. un luogo in cui non ho possibilità sì. di essere sì. aiutato, cosa devo fare? La cosa migliore da fare innanzitutto è non fare cioè nel senso che eh, chi non ha le conoscenze eh, sia tecniche che scientifiche per fare una manovra corretta non deve eh, eh, mettersi a fare qualcosa per cui non è pronto. Quindi... Tirare Quindi la... tirare il braccio e quant'altro. E tenerlo fermo. Esatto, la cosa invece da fare certamente è bloccare con quello che si ha a disposizione il movimento ulteriore del braccio, avvicinarlo al corpo, se ci sono delle strutture, fosse anche un semplice cartone per eh, poter mantenere fermo il gomito è una cosa da fare, non stringerlo minimamente con nulla, cioè l'eventuale fasciatura, benda o quant'altro viene usata non va posizionata stretta e a il paziente nel più vicino ospedale. Ci siamo soffermati molto sulla complessità che è anche molto affascinante del gomito, però ricordiamoci che la doppia leva comprende anche la spalla, sì. che a suo modo di essere è veramente un portento per sì. quanto riguarda la, la, eh, la complessità. La complessità della spalla è assoluta, lì in, nella slide vediamo un po' tutte queste strutture che vanno a concorrere all'articolazione della spalla, eh, in cui in realtà i capi ossei sono forse l'elemento più semplice. Eh, capsula, legamenti, tendini che arrivano addirittura all'interno della spalla perché è una puleggia eccezionale di movimento. Bisogna pensare che il movimento di abduzione, elevazione della spalla è un movimento estremamente complesso eh, che può avvenire soltanto attraverso due bracci di leva. Eh, perché altrimenti non potrebbe venire la rotazione e non potremmo portare la mano sopra la testa quindi se fate un po' tutte queste riflessioni così a volo d'uccello già così eh, si comprende bene come sia eh, mirabolante questa costruzione di madre natura Un parallelo che facciamo sempre sport pro, sport contro per quanto riguarda l'utilizzo e le patologie della spalla sì. quali sono quegli sport che si dovrebbero evitare per tutelare la spalla? Allora, um... La, la risposta può essere un po' fatta a ritroso, cioè nel senso che la spalla già di per se stessa è un'articolazione che ha un ipermovimento se l'abituiamo sin da giovani a un'attività ulteriormente di movimento come è tipica per esempio nella palla a volo eh, la spalla si adatta da sola ad avere una sorta di eh, concessione funzionale che va oltre il limite fisiologico senza sviluppare patologia quindi eh, per ritornare alla domanda eh, la palla non è uno sport da proscriversi anzi è uno sport da fare ed è meraviglioso e chiaramente non posso inventarmi io oggi per esempio la mia età uh, pallavolista cosa che facevo certo. quando avevo 15-20 anni magari perché perché non ho più quell'elasticità pronta a fare quel tipo di movimento e certamente andrei incontro a delle patologie importanti cosa che non vive invece colui che ha maturato e ha sviluppato queste situazioni sin dalla giovane età e ha mantenuto questa elasticità um, eh, oltre Sopra i limiti della, del fisiologico, eh, tutte le attività sportive in cui il movimento è alto del braccio sono attività di iperstress della spalla. Probabilmente sono da evitare quegli sport in cui ci può essere un evento traumatico che porta a problematiche, come ad esempio una lussazione della sì, spalla. Certamente è ovvio perché, se ci sono, questa per esempio è la lussazione della spalla, vabbè, insomma in maniera molto generica, anteriore e posteriore ci sono degli sport che la potrebbero favorire molto più degli altri, quindi un soggetto a rischio di lussazione che corre non aumenta il rischio, un soggetto a rischio di lussazione che fa pallavolo o tennis aumenta enormemente il rischio. Benissimo, e con tanta chiarezza, con veramente grande capacità, capacità espositiva del nostro dottor Wisp di quest'oggi, salutiamo tutti i nostri amici telespettatori. Ringraziamo ovviamente la Wisp per la possibilità che dà a noi di offrire a tutti quanti voi uno spazio così importante. Ringrazio il dottor De Luca e do appuntamento a, a tutti. Sempre alla prossima puntata, grazie. sempre su TV6.